Ad Augusta di sicuro bisogna cambiare l'aria, non solo ad Augusta, ma anche nel Quadrilatero, Siracusa, Augusta, Priolo, Mirilli, per cui da mesi si batte perché l'aria, l'acqua siano diverse, perché c'è inquinamento, fortissimo inquinamento industriale. Cambiamo l'aria però è lo slogan di una campagna per raccogliere firme al fine di poter presentare una legge, diciamo così, proprio popolare, no? E noi parliamo oggi ad Augusta, siamo in Piazza Duomo, dove sono state raccolte firme con Rossana Zeria. Anche abbiamo, poi vediamo se possiamo anche inquadrare, ecco, Salvatore Santaera, sono tutte e due insieme in questo momento a raccogliere queste firme del comitato, benissimo. Però Stop Veleni, mi pare, no? Stop Veleni Augusta ha aderito, ecco, sì. Benissimo. Allora, aderito nel momento in cui la campagna è stata proclamata, c'è stata un'assemblea ad ottobre del 2017 a Roma, dove questo gruppo si è costituito e ha deciso le modalità con cui appunto fare queste raccolte firme, naturalmente con i contenuti di cui parleremo tra poco. E casualmente, siccome io rientro in un gruppone, una mail list di Rifiuti Zero, mi è apparsa una mail con una notizia, e questa singolare notizia ho detto: dobbiamo assolutamente aderire, ecco. Ho proposto al nostro gruppo Stop Veleni e addirittura siamo entrati in questa maniera, in maniera molto accelerata, nel comitato promotore di questa legge. Facciamo parte di è una popolare, cosa che mi dà una grande gioia. Vabbè, allora parliamo del contenuto. Allora, il contenuto. Allora, l'intento è questo, cioè siccome naturalmente tutto parte per sostenere la legge Rifiuti Zero per l'economia circolare, allora se sia le normative nazionali che europee impongono di avere una migliore strategia di gestione dei nostri rifiuti, partendo dalla prevenzione, dalla differenza da spinta porta a porta, il riciclo, tutta la piramide che ormai noi ben conosciamo, evitare di andare a discarico soprattutto col materiale organico ed evitare di incenerire, perché no? Le discariche sono anche ormai piene, ma anche gli inceneritori, giusto? Che noi in Sicilia per fortuna abbiamo combattuto, però poi stanno rinascendo sotto diverse forme, mascherati da impianti di biomassa eccetera, però comunque al di là dell'inquinamento che producono anche tanto CO2, quindi questo è comunque in controtendenza con le normative europee. Cioè, perché fa male. Ma non è solo quello, non è che fa male. Entro il 2020 noi avevamo promesso come Italia di ridurre la carbon tax, proprio perché abbiamo firmato delle convenzioni in Europa sulla riduzione del CO2 per il cambiamento del clima. Quindi voglio dire, signori, stiamo parlando di normative. Dove certo, c'è i cambiamenti climatici sono pericolosi anche, io no? Ci sono. Dobbiamo però arrivare, ecco, anche a una... Allora, in sintesi, sì. Cosa succede? Ci sono due azioni che sono in corso in questo momento fino alla fine di marzo. Uno è La campagna di raccolta delle firme appunto per una legge di iniziativa popolare che è prevista dalla nostra Costituzione, che avrà fine appunto a fine marzo, perché tutti questi moduli firmati che vengono raccolti, ripeto, nel verranno consegnati al nostro Parlamento eletto, come si prevedeva, abbiamo iniziato già da ottobre. Quindi poi il Parlamento deve convertire. Riceverà quindi queste firme corredate comunque le richieste. Le richieste sono il miglioramento della norma vigente sulla qualità dell'aria, è un decreto che addirittura un articolato che è stato molto ben studiato da esperti di settore, per cui ci sono delle proposte estremamente puntuali, e beh, per quello che per noi di Augusta è importante, per esempio perché noi non abbiamo ancora una misurazione di alcuni composti organici volatili, per esempio di alcune forme di benzene e idrocarburi, che sarebbe necessario poter misurare nella nostra area, ma questo comunque, guardate, è per il traffico in pianura padana. Certo, per tutti. È una legge sull'aria che riguarda tutte le combustioni e tutte le attività produttive del nostro paese. La seconda, che è importantissima, è di dare un maggiore contributo alle filiere della raccolta differenziata. Lei sa che quando facciamo la raccolta differenziata noi dividiamo e consegniamo la nostra plastica, carta, vetro, metalli dalle nostre famiglie, va a delle piattaforme. Ecco, un attimo solo, per quanto riguarda Augusta, come va secondo allora, voi? Allora, il discorso che le piattaforme CONAI, è importante dirlo perché ricevono questo materiale, ma noi abbiamo il contributo più basso d'Europa, per cui si chiede
o di alzare il contributo perché poi torni ai nostri comuni che fanno questo percorso virtuoso. E il terzo, la terza firma, infatti è faticoso perché si chiedono 3 firme per ogni cittadino che si avvicina al tavolo. E invece per viceversa screditare l'incenerimento dei rifiuti, perché è un assurdo se noi dobbiamo andare in quella direzione, andare a incenerire. Certo, certo. E quindi tassare chi si appresta a fare questa. Ad Augusta sta andando molto bene. Molto bene, dobbiamo arrivare però alla conclusione. Voi sarete qui fino alla fine di marzo. Oggi è domenica 11 marzo. Guardi, avete raccolto in totale, mi pare, 400 firme. È stato regolarmente rilasciato. Cioè, diciamolo a voce perché sono gentilissimi il nostro corpo di polizia municipale, che ormai veramente sono stati gentilissimi. Va bene, quindi arriviamo al dunque. Voi ogni domenica puoi firmare, no, non solo domenica, siamo il giovedì al mercato, siamo il martedì al mercato del biologico qua, al mercato settimanale del giovedì, poi il mercato del pesce e vecchio mercato, se inquadri vabbè, vediamo un po', così le persone hanno la possibilità di guardare le date ed eventualmente avvicinarsi. Comunque ormai siamo alla fine perché non abbiamo più tempo. Alla fine di marzo il tempo adesso è bellissimo, tempo permettendo, raccoglierete. Guardi, noi siamo stati stoici, abbiamo fatto adesso, devo dire comunque grazie a tutti i cittadini.